disagi per il maltempo si fanno sentire anche in città. Qui siamo in via delle Conserve, dove da 36 ore manca la luce. Sì, è vero, è proprio così. Come mai? Come mai? Mercoledì notte mi sono svegliato verso le 4, mancava corrente e ancora non è tornata. Ho provato a chiamare più volte il numero verde 800-3500 per avere informazioni, diciamo che non ci sono mai riuscito. Diciamo, sono riuscito a parlare ieri sera con un operatore che mi ha risposto da Palermo, il quale ovviamente non ne sapeva nulla e ha detto che sollecitava urgentemente, poi per il resto io non so nulla. E non so neanche se qualcuno ha preso in carico il problema, se quando verrà risolto, se verrà risolto, come, ancora non si sa niente. Quindi lei è uno dei 21.000 che ad Arezzo sono rimasti senza luce e questo cosa ha comportato? Comporta dei notevoli disagi, perché ovviamente frigoriferi con roba che è andata male, congelatore pieno di carne che c'è forza di buttare via, senza acqua perché il pozzo non funziona, quindi anche semplicemente per la base tocca andare a prendere con un secchio l'acqua a una vicina fontanina, per potersi semplicemente per lavarsi, poi tutto il resto potete pensare voi che vuol dire stare senza 36 ore senza corrente. In più c'è mia madre che ha l'ossigeno, per fortuna non collegato elettricamente, però se ha un qualsiasi problema non so come risolverlo, insomma. Speriamo che non succeda niente, però almeno avere una risposta per sapere qual è l'intenzione. So che ci sono diversi problemi, sì, però ad Arezzo credo che ormai siamo rimasti in pochi, quindi per pochi perlomeno avere una informazione non sarebbe male. Farà ricorso per richiedere un rimborso in bolletta? Non so che cosa devo fare, però sicuramente sì. Ci sono delle procedure ben precise da attivare, quindi magari... Sicuramente, se appena avrò le informazioni, tanto vediamo di superare l'emergenza, poi di capire che cosa devo fare, perché francamente i danni semplicemente vado a mangiare sicuramente da risolvere, poi tutto il resto. Si augura di tornare a casa stasera e che ci sia la luce? Sì, penso proprio di sì, spero.